Facciamo un patto, Bronia. Io vado a lavorare e ti pago gli studi, poi tu ti laurei e me li paghi tu. Va bene, Marie, ci sto. Bronia era la sorella di Marie. Pane, frutta, tè e cioccolate, tanti vestiti per coprirsi la sera, ma ce la fa dentro una soffitta, studia, studia e si laurea alla Sorbona, senza sapere neppure una parola di francese. Grande Marie! Maria Salomea Sklodowska, Marie Curie. Tanto, 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 tanto studio. Tanta, 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 tanta fatica. E così Marie ce la fa, si laurea e comincia a fare ricerca dentro l'università. Deve tracciare le proprietà magnetiche di diversi acciai, ma l'attrezzatura è ingombrante e non sa dove metterla. E così qualcuno fa il nome di un certo Pierre. Pierre Curie. E piano piano i due si innamorano. Tra misteriosi raggi dell'uranio e radioattività, il loro amore continua. Un giorno però, Pierre muore. E quale sarà il futuro di Marie? Il progetto non è sempre facile, nemmeno se è geniale, è una raccolta di una serie di videopillole con lo scopo di stimolare l'attività da svolgere in classe. Sono brevi racconti in cui facciamo vedere un po' di attività, come si può iniziare e come la si può sviluppare. La cifratura di Cesare è una semplice trasposizione per riga, dove l'alfabeto cifrante viene spostato verso destra o verso sinistra di un certo numero di posizioni. Se la cifratura vogliamo fare con un più 2, vuol dire spostare l'alfabeto cifrante verso destra di due posizioni. Alla lettera A, ad esempio, corrisponderà alla lettera C. Per decifrare il messaggio ottenuto è necessario eseguire una cifratura opposta. Se ad esempio la cifratura è più 2, per decifrare devo utilizzare il meno 2. Spostare verso sinistra l'alfabeto, per cui la lettera C, ad esempio, corrisponderà alla lettera A.